conviene ai maschi ciò che è elevato e che tende al coraggio. Invece, ciò che inclina piuttosto alla modestia e alla saggezza e temperanza, bisogna presentarlo come appartenente al genere femminile. Platone. L'anima domina il corpo con l'autorità del padrone, l'intelligenza domina l'appetito con l'autorità dell'uomo di Stato o del re. Ed è chiaro e naturale in questi casi che è giovevole al corpo essere soggetto all'anima per la parte affettiva, l'intelligenza, e alla parte fornita di ragione. Ora, gli stessi rapporti esistono tra gli uomini e gli altri animali, così pure nelle relazioni del maschio verso la femmina. L'uno è per natura superiore, l'altra inferiore. L'uno comanda, l'altra è comandata. Aristotele. Non può esserci dubbio alcuno che è più consono all'ordine della natura che l'uomo domini sulla donna piuttosto che la donna sull'uomo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Sara obbediva ad Abramo, chiamandolo padrone. Sant'Agostino. Tu, donna, sei la porta del diavolo. Tu hai mangiato dall'albero proibito. Tu per prima hai disobbedito alla legge divina. Tu hai convinto Adamo perché il demonio non era abbastanza coraggioso per attaccarlo. Tu hai distrutto l'immagine di Dio, l'uomo. A causa di ciò che hai fatto, il figlio di Dio è dovuto morire. Tertulliano. Destinata a obbedire a un essere imperfetto come l'uomo, spesso così pieno di vizi e sempre così pieno di difetti, la donna deve imparare per tempo a subire anche la ingiustizia e a sopportare i torti di un marito senza lagnarsi. Così tutta l'educazione delle donne deve essere in funzione degli uomini, piacere e rendersi utili a loro, farsene amare e onorare, allevarli da piccoli, averli cura da grandi, consigliarli, consolarli, rendere loro la vita piacevole e dolce. Ecco i doveri delle donne in ogni età della vita, e questo si deve loro insegnare fin dall'infanzia. Rousseau. Compete al marito, secondo la convenzione della natura, essere capo e signore. Compete alla moglie, e sta bene, l'essere quasi un'accessione, un compimento del marito, tutta consacrata a lui e nel suo nome denominata. Antonio Rosmini. La donna è, in un certo modo, verso l'uomo, ciò che è il vegetale verso l'animale, o la pianta parassita verso quella che si regge e si sostenta da sé. Gioberti. La natura ha determinato il destino della donna nella bellezza, nel fascino, nella dolcezza. Le leggi e il costume possono offrire alla donna molto di quanto le è stato finora negato, ma è fuori di dubbio che la sua posizione resterà quella che è. In gioventù, un tesoro vezzeggiato. Negli anni maturi, una moglie adorata. Freud. Dai contrasti e dalle lotte logoratrici della vita pubblica, politica, scientifica o artistica, l'uomo sente il bisogno di ritrarsi di quando in quando e rifugiarsi nella sua intimità e va a posare il capo sul dolce seno della sua donna. Torna alla casa come una volta, tanti millenni fa, tornava alla spelonca. Giovanni Gentile. La felicità dell'uomo si chiama io voglio, la felicità della donna si chiama egli vuole. Nietzsche. La società si è formata sulla base della supposta inferiorità delle donne. Allontanate per volontà dell'uomo da ogni studio e da ogni partecipazione agli affari della società, le donne rimasero confinate fra le mura delle loro case. Cristina Belgioioso. Shakespeare. Shakespeare aveva una sorella. Era altrettanto desiderosa di avventura, altrettanto ricca di fantasia, altrettanto impaziente di vedere il mondo quanto lo era lui. Ma non venne mandata a scuola. Non ebbe la possibilità di imparare la grammatica e la logica, men che mai quella di leggere Orazio e Virgilio. Di tanto in tanto
prendeva qualche libro, magari uno di quelli di suo fratello, e ne leggeva alcune pagine, ma a quel punto i genitori le dicevano di rammendare le calze o di badare allo stufato e di smetterla di fantasticare sui libri e sui fogli di carta. E molto spesso, ancora prima che fosse uscita dall'adolescenza, dovette essere promessa in moglie al figlio di un vicino. La ragazza gridò che il matrimonio le era odioso e per averlo detto venne picchiata con violenza dal padre. Una notte d'estate, la ragazza preparò un fagottello con tutte le sue cose, si calò giù con una corda e prese la strada per Londra. Non aveva ancora 17 anni. Come suo fratello, lei possedeva il tono della più viva fantasia per la musicalità delle parole e come lui aveva un'inclinazione per il teatro. Si fermò davanti alla porta degli attori. Voleva recitare, disse. E quegli uomini le risero in faccia. L'impresario scoppiò in una risata sguaiata e fragorosa, eppure il suo talento la spingeva verso la letteratura e desiderava ardentemente potersi nutrire in abbondanza della vita di uomini e donne, studiarne i costumi. E alla fine la ragazza si ritrovò incinta di quel gentiluomo. E così, chi mai potrà misurare il fervore e la violenza del cuore di un poeta quando rimane preso e intrappolato in un corpo di donna? E lei si uccise in una notte d'inverno ed è sepolta nei pressi di un incrocio, laddove oggi si fermano gli autobus vicino a Elephant and Castle. Virginia Woolf. Donne non si nasce, lo si diventa. Nessun destino biologico, psichico, economico definisce l'aspetto che riveste in seno alla società la femmina dell'uomo. È l'insieme della storia e della civiltà a elaborare quel prodotto intermedio tra il maschio e il castrato che chiamiamo donna. Simone de Beauvoir. Essa è un maschio. È artista. È grande. Generosa, devota, casta, all'aspetto maschile, ergo non è donna. Honoré de Balzac, a proposito di George Sand, scrittrice e drammaturga francese, compagna di Frédéric Chopin. Thank you.
dal libro Rosso un fiore, Maria Rosaria Mignone. Alla nascita di ognuna delle mie sorelle, la nonna paterna girava per casa disperandosi: povero figlio mio, un'altra cambiale. Forse fu anche per questo che mia madre, partorita la quinta femmina, gettò mia sorella Elena ai piedi del letto, suscitando l'ira di mio padre, che se la prese in braccio e la strinse forte al petto. Mio padre è stato un femminista ante littera. Gli unici litigi che ricordo tra lui e mia madre scaturivano dal fatto che mia madre vendeva il poco olio di produzione familiare per fare il corredo alle figlie, e sentivo lui rimproverarla: la dote delle tue figlie è la scuola. La società italiana che ho conosciuto da ragazza era ancora una società sessista, in cui la potestà era del padre e marito. L'adulterio della donna era considerato reato, mentre quello dell'uomo lo diventava solo se il tradimento veniva consumato sotto il tetto coniugale. L'istruzione era ritenuta superflua per le femmine, per le quali la vocazione naturale doveva sfociare nel matrimonio e nella cura della casa e dei figli. Quando una donna si sposava, si diceva: si è sistemata. La sua socializzazione era mediata dall'uomo. Una donna per bene non entrava da sola in un bar o in un ristorante, e nel mio paese, Nardò, non attraversava neppure la piazza sulla quale si affacciavano i circoli cittadini, tutti rigorosamente maschili. Sembrano passati secoli, eppure sono esperienze della mia generazione. Io appartengo ad una generazione di donne che su tutto, il corpo, il sesso, la morale, il ruolo in famiglia e al lavoro, la politica e la vita pubblica, ha intrapreso battaglie fondamentali di libertà e di uguaglianza fra i sessi. Molte di queste battaglie sono state anche vinte. Oggi le donne hanno diritti civili, ruoli sociali e professionali una volta impensabili. Nonostante la Costituzione avesse sancito il principio di uguaglianza, fino al 1960, anno in cui vennero eliminate le tabelle retributive differenti, uomini e donne venivano pagati per lo stesso lavoro in modo diverso. Nel 1963 fu approvata la legge numero 66, con cui si liberalizzava l'accesso delle donne ai pubblici uffici, compresa la magistratura, fino ad allora preclusa. Gli anni 70 videro la riforma del diritto di famiglia, con cui si garantì la parità legale dei coniugi, e entrambi acquisivano diritti e responsabilità uguali. Fu introdotto il divorzio nel 1970, confermato dalla vittoria dei no al referendum abrogativo del 1974. Quattro anni dopo, nel 1978, entrò in vigore la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, dopo lunghissime battaglie dentro e fuori il Parlamento. Ricordo bene le resistenze, i pregiudizi e gli ostacoli frapposti all'approvazione di leggi che nascevano dalla presa d'atto dell'evoluzione della società italiana e soprattutto da fondamentali principi di libertà e di uguaglianza. L'ultima importante conquista legislativa in materia di sessualità sono state le norme contro la violenza sessuale, approvate il giorno di San Valentino, il 14 febbraio del 1996, a conclusione di un iter durato ben 16 anni. La situazione è cambiata. È cresciuta significativamente la presenza delle donne nelle amministrazioni locali, in Parlamento, nel governo e al vertice di alcuni grandi enti di Stato. E tuttavia il potere è ancora fortemente connotato dalle modalità maschili. Bisogna tenere alta la guardia. I cambiamenti culturali sono i più duraturi, ma non è detto che siano irreversibili. Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza. Rita Levi-Montalcini.
Essere donna è così affascinante, è un'avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. Avrai tante cose da intraprendere se nascerai donna. Infine avrai da batterti per dimostrare che dentro il tuo corpo liscio e rotondo c'è un'intelligenza che chiede di essere ascoltata. Ho visto le musulmane, la cui vita vale meno di una vacca o di un cammello. Vi sono donne nel mondo che ancora oggi vivono dietro la nebbia fitta di un velo, come attraverso le sbarre di una prigione. Oriana Fallaci. Io sono una di quelle donne che di solito vengono definite minute ma forti, no? Come se il carattere potesse trovare casa solo in corporature possenti. E forte credo di esserlo diventata. Un matrimonio finito, una storia importante che mi ha lasciato due figlie di 20 e 23 anni. Quando non aspettavo più nessuno, alla mia porta ha bussato lui. Era una giornata di maggio del 2010. Beh, l'inizio di ogni amore ha qualcosa di magico, ma subito la realtà mi ha strattonato. Fin dall'inizio non ho subito inerme soprusi e insulti, ma la mia ribellione era come ossigeno per il fuoco della sua rabbia. A ogni litigio seguiva la fase della riconquista. A casa cominciavano ad arrivare mazzi di fiori a ogni ora. Io ero lusingata, inutile negarlo. Però in quella determinazione c'era anche qualcosa di forte, una specie di imposizione del tipo: tu sei mia, con le buone o con le cattive. La sua gelosia cresceva di giorno in giorno. Bastava che qualcuno mi mettesse una mano sulla spalla perché lui mi prendesse a male parole. Puttana, chi era quello con cui parlavi? Ormai la nostra felicità era costretta in momenti sempre più brevi. Poi è arrivato il 5 giugno, una domenica. Io avevo finito le parole, gli presi il viso tra le mani e pronunciai le ultime che mi erano rimaste. È finita. Soffrirò, lo so, ma non è questa la vita che voglio. Mi allontanai e allora gli occhi gli si sono riempiti di rabbia. Mi è venuto incontro e mi ha scaraventata sul tavolino del salotto. Poi mi ha risollevato e mi ha colpito con uno schiaffo fortissimo sul volto. Il colpo è stato tale che io sono caduta, ma mi ha rimesso in piedi, sollevandomi per i capelli. Poi mi ha di nuovo preso a schiaffi. In quel momento ho pensato davvero che forse da quel posto non sarei uscita viva. Poi finalmente ho aperto la porta dell'appartamento e allora ho visto una via di scampo. Così mi sono trascinata per strada, 1,3 km fino a casa mia. Ogni auto che arrivava dietro di me, un sobbalzo, mi nascondevo dove potevo. E ci ho messo molto a decidere da farsi. Mi hanno detto che o sporgevo denuncia entro 3 mesi o non l'avrei più potuto fare. Avevo 1000 dubbi e anche sensi di colpa e poi mi vergognavo. Alla fine ho deciso. La prima udienza, rinviata per 2 volte, è stata fissata per il 14 dicembre. Quando questo racconto sarà pubblicato, si sarà già tenuta. E in ogni caso io andrò fino in fondo, per le mie figlie e per il senso di responsabilità rispetto al mio ruolo di amministratore. Ileana Zacchetti, assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità del comune di Opera. In Russia picchiare moglie e figli non sarà più reato. Via libera della Duma la depenalizzazione delle violenze domestiche, declassate a illecito amministrativo, solo 3 voti contrari. ANSA, 27 gennaio 2017. Il mio nome non è Rose. A casa mi chiamano Isoke, marchiata con una cicatrice, accompagnata in una strada di periferia di una città del nord, nella nebbia, mezzo svestita, su un pezzo di marciapiede, lasciata lì, africana, nera e sola.
ci han tolto, costoro, perfino la lingua, perché con quella cantavamo e pregavamo la nostra quotidianità che non aveva bisogno di speranze. La lingua è un guado attraverso il fiume del tempo. Essa ci conduce alla dimora dei nostri antenati. Conosco Isò che è da un po' di anni. Ha una bellezza rara, e con raro intendo non di quelle bellezze misurabili in forme, centimetri, quantità, bellezza come insieme di complessità, tracce, armonie. Isoke è una ragazza africana di 33 anni, nigeriana. È arrivata in Italia nel 2000, sognando un lavoro. E invece la mafia nigeriana e quella italiana l'hanno obbligata a prostituirsi. Dopo 3 anni è riuscita a liberarsi e ha deciso di non tacere. Ora è un viso noto. Scrive libri, va in TV, riesce a raccontare la sua storia e facendolo cerca di attirare l'attenzione di tutte le ragazze che vogliono lasciare la strada. Testimonia che esiste un'alternativa e con il suo esempio le invita a prendere coraggio. Isò che mi ha insegnato a non temere la caduta, perché ci si può rialzare. Ma mi ha insegnato anche che per rialzarsi serve una mano. Mi ha insegnato a tenderla quella mano e a non temere una realtà che sembra remota. Roberto Saviano. Cari fratelli e sorelle, ricordate una cosa. Il Malala Day non è il mio giorno. Oggi è il giorno di ogni donna, ogni ragazzo e ogni ragazza che alza la voce per i propri diritti. Migliaia di persone sono state uccise dai terroristi. E milioni di persone sono state ferite. Io sono solo una di loro. Quindi eccomi qui, una ragazza come tante. Parlo non per me sola, ma per tutte le ragazze e i ragazzi. Alzo la voce non per gridare, ma perché anche quelli che non hanno una voce possano essere ascoltati. Quelli che si sono battuti per i loro diritti, il diritto di vivere in pace, il diritto di essere trattati con dignità, il diritto di avere pari opportunità, il diritto di ricevere un'istruzione. Il 9 ottobre 2012 i talebani mi hanno sparato al lato destro della fronte. Hanno sparato anche a 2 mie amiche. Forse pensavano che quelle pallottole ci avrebbero fatto tacere, ma hanno fallito. Perché dopo, da quel silenzio, si sono levate milioni di voci. I terroristi pensavano di poter fermare le nostre ambizioni, ma nulla è cambiato nella mia vita, eccetto questo. A morire sono state la debolezza, la paura e la mancanza di speranza. Sono nati la forza, il potere e il coraggio. Io sono la stessa Malala, le mie ambizioni sono le stesse, le mie speranze sono le stesse, i miei sogni sono gli stessi. Un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo. Discorso alle Nazioni Unite di Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace. Carmen non cederà mai. Libera è nata e libera morirà. Thank you.
centrale di questa serata, la premiazione. Silvana Melli premia Giuseppina Anchiarico, coordinatore del Comitato regionale Puglia Nazionale. Con la quale ha perseguito l'obiettivo di costruire la rete per le malattie rare, divenendo collettore di numerose iniziative, anche regolamentari, a livello regionale e nazionale, per il contributo apportato anche con il proprio bagaglio personale di donna e mamma verso le istituzioni e l'opinione pubblica, accendendo un faro su problematiche che non possono e non devono essere affrontate esclusivamente da chi quotidianamente si trova a viverle. Nasceva proprio in queste aule, ero bambina, timida, con tanti sogni, oggi mi sembra di tornare indietro e di chiudere dei cerchi, nascevano qui dei sogni di giustizia, quelli di cui abbiamo sentito parlare, dei sogni di giustizia attraverso le donne, attraverso i propri bambini, attraverso la terra e la vita, grazie ai miei figli, mi ha concesso di entrare attraverso il fuoco, attraverso il vento, attraverso il mare, attraverso la sofferenza e attraverso la gioia, attraverso questo Salento, mi ha concesso di entrare nelle viscere della terra e di conoscere la storia della vita. Oggi continuerò a resistere come Penelope in questa storia antica di Grecia che corre nelle nostre vene, per riportare vita ai nostri bambini malati. Tenderò loro una mano. Grazie. Grazie e grazie ai ragazzi che date le dimensioni del premio. La senatrice Adriana Poliportone premia Caterina Bagnardi, presidente della FILE, Federazione Liberi Editori. Premio Euridice 2017 a Caterina Bagnardi per essersi distinta gestendo la società di comunicazione istituzionale e politica, avendo fra i vari clienti diversi comuni, tra cui anche il comune di Taranto. Per essere stata inoltre eletta presidente della FILE, cioè della Federazione Liberi Editori, che ha come associati diversi quotidiani pubblicati in diverse parti d'Italia. Nel suo curriculum, devo dire, al di là della motivazione, ho anche letto che attualmente il suo impegno è focalizzato sull'elaborazione dei decreti attuativi della legge 198 del 2016 e sullo sviluppo e promozione del consorzio NASCE, che è l'acronimo di Da Nord a Sud, consorzio editoriale creato appunto dalla FILE come network nazionale delle testate giornalistiche associate. E un'ultima curiosità, dal 2015 è direttore editoriale del giornale Taranto Buonasera, che è l'unico quotidiano italiano edito nel pomeriggio. Sì, siamo
naturalmente Veronica, mi consentirete, penso di interpretare il pensiero di tutti, un premio Euridice ideale lo diamo a queste tre bravissime artiste che vengono. Faccio i complimenti alle splendide ragazze che questa sera veramente sono state eccezionali. E che dire, è per me un orgoglio riceverlo in questo luogo, perché comunque il conservatorio è un luogo di cultura, è una tende una mano al territorio per mantenere l'identità salentina, per mantenere il legame con le nostre radici, che è un po' lo spirito che anima anche la nostra federazione, quella di far sopravvivere la voce delle testate locali, che ahimè purtroppo si è tentato di distruggere in questi ultimi anni, e di non lasciare nelle mani solo di grandi gruppi editoriali l'informazione, perché è un bene pubblico. Quindi grazie a tutti quanti. Notato, le prime due premiate erano di Taranto, sono state scelte appunto 9 donne, 3 dalla provincia di Taranto, 3 dalla provincia di Brindisi e 3 dalla provincia di Lecce. Ancora la senatrice Adriana Fuoribortone dalla provincia di Brindisi, premia Madre Giulia Ida Cavallo, missionaria in Madagascar della congregazione delle suore discepole del Sacro Cuore. Per la sua lunga attività e presenza nel sociale, Madre Giulia è l'esempio dell'umiltà e presenza attiva della Chiesa nell'affrontare e seguire le vecchie e nuove povertà. Oltre a gestire a Lecce una casa d'accoglienza per studentesse, come superiora dal 1987 ha dato vita in Madagascar a ben 6 missioni che accolgono nelle loro scuole oltre 2000 bambini. Una di queste sorta anche grazie al supporto dei professori Perucca e Paparella dell'Università del Salento. Nominata Madre Generale il 24 agosto del 2005, Madre Giulia ha seguito il carisma della congregazione prestando servizio in Italia e in Madagascar in favore delle mamme in difficoltà, di donne oggetto di violenza, degli anziani, degli ammalati, dei giovani e soprattutto dei bambini, esercitando un alto ruolo di educatrice. Io ci sono stata in Madagascar, vi invito tutti ad andare. Io so parlare poco, sono più... E allora stasera è una grande sofferenza, però ringrazio tutte donne, ma anche gli uomini. Le donne sono forti, le donne sono capaci di fare questo e altro. La senatrice ha toccato con mano, il professore con la signora hanno toccato, diversi vengono, toccano con mano. Basta pensare che in tanti anni abbiamo salvato tante bambine. Prostituzione, vendita di organi, gemelli che danno sfortuna alle famiglie e noi li accogliamo. La coppia che per tribù del Madagascar non amano, vengono o venduti per organi o ammazzati, noi le salviamo. Sono tante. E anche dove 4 anni fa il professore dobbiamo fare, lo portai in una terra dispersa, non c'era niente, c'era terra, alberi, cielo, sole. Qui dobbiamo realizzare, si è realizzata una grande scuola, siamo arrivati già a 400 bambini, è venuto fuori anche una casa per le studentesse, diciamo noi, ma per non mandarle a casa la strada lunga.
per cattive sorte, solo da noi imparano tutto. E questo grazie alla Divina Provvidenza, grazie all'amore che ci mettiamo. Come stai? Sto bene, sempre bene. E grazie a tanti benefattori. Grazie alla Divina, ci conosciamo da anni. Venuta qui, ho visto tante donne, mi sono rinvolata. Gente che conosco, che mi conosce, mi sono messa un pochettino a mio agio. Però grazie. Forse da stasera una preghiera di più per voi, perché lo sa che lo dico pure, eh. Lo dico, però grazie, grazie. Mi ha detto stamattina che se avete piacere, siccome lei ha dei filmati bellissimi di queste missioni, vorrebbe avere il piacere, sempre se voi lo desiderate, di organizzare un evento qui nella sede del Conservatorio per discutere di questi problemi che sono i problemi dell'oggi e purtroppo del futuro. Grazie. Grazie. Maria Piccarreta, premia Fiorella Congedio, direttore editoriale del Corriere di Roma. Grazie. Per capacità imprenditoriali e creativa, dimostrata nell'arricchire dei settori produttivi innovativi, la prestigiosa casa editrice fondata dal padre nel 1970. Laureata con lode alla Cattolica in lettere e specializzata in archeologia, giornalista pubblicista dal 1996, ha dedicato in particolare la sua attenzione al mondo dei piccoli. Ha pubblicato con Ruzzoli, Mondadori e Giunti 14 libri per bambini, autore e consulente di molti programmi RAI e Mediaset. Insieme alla sorella Maria Elena ha ideato, scritto e prodotto per Rai Yo-Yo e Rai 2 il programma di pupazzi animati per bambini da 5 agli 8 anni, Blue Balloon, Trulli Tales in 52 episodi per bambini dai 4 ai 7 anni, una serie di animazioni ambientate essenzialmente negli spazi rurali pugliesi. Grazie. Grazie per questo premio, mi prendo veramente con tanta gioia. La nostra editrice è stata fondata circa 50 anni fa, ma intendo padre, che ancora è l'editore con la E maiuscola, diciamo che è lì nel quartier generale. Mentre io e mia sorella, che siamo le uniche due figlie donne, raccogliamo quello che è l'insegnamento di mio padre ogni giorno, un insegnamento che si basa sull'estetica del sacrificio. Cioè, da quando ero piccola mio padre ha sempre detto con un poco di sacrificio, ma anche il concetto l'idea della concentrazione e gli orizzonti lunghi, lontani. Cioè, lui ci ha sempre detto non cercate degli obiettivi facili, prefissatevi delle mete alte, cercate di fare come potete l'eccellenza. E quindi abbiamo tentato di farlo, abbiamo tentato di portare la casa editrice, che già era, grazie a Dio, in tutto il mondo, perché grazie alle nostre pubblicazioni scientifiche ne abbiamo 2800 titoli in catalogo, era effettivamente negli atenei più prestigiosi del mondo. Ma noi abbiamo fatto un'operazione di tipo diverso, abbiamo reso questa casa editrice anche pop, abbiamo raccolto delle emozioni, delle immagini della nostra Puglia, le abbiamo portate in tutto il mondo, confrontandoci con un mercato che non concede sconti a nessuno, che è quello dell'internazionalità. Siamo tutti abituati ad una, abbiamo tutti un gusto molto estetizzante, quindi quello che non raggiunge un certo standard non viene sdoganato nei mercati internazionali. E con invece questo approccio molto entusiastico, molto divertito, che invece abbiamo avuto da mia madre, insomma mia madre ci ha sempre detto vabbè provate, una sfida, abbiamo tentato di mettere questi libri in tutto il mondo ed effettivamente la nostra
nostra Puglia, questi libri che parlano in inglese, in italiano, della nostra terra, delle nostre ricette, come Antonella ci sa, della nostra arte, della nostra nuova estetica, del cosiddetto Salento Style, sono arrivati dappertutto, sono arrivati a New York, sono arrivati a San Francisco, in Brasile, a Dubai, in Giappone, dappertutto. A questo abbiamo aggiunto anche la produzione televisiva, perché se io e mia sorella avevamo questo genere di esperienza prima di essere richiamate in azienda, io come autore, Maria Elena come produttore televisivo, e quindi prima abbiamo fatto un primo esperimento, una produzione che ha avuto una risonanza nell'Europa meridionale. E adesso stiamo portando avanti questo progetto che sarà in onda a fine autunno in tutta Europa, in Canada, in Brasile e speriamo in tantissime altre parti del mondo ancora, e che è una coproduzione che abbiamo fatto con Gomon, con Fandango Rai, il Brasile e il Canada. E parla di Puglia. I Trulli Tales sono i racconti dei trulli con una scuola di cucina e magia. La senatrice Maria Rosaria Mamieri premia Maria De Luca, presidente del Consorzio Servizi Nazionali, avvisatore marittimo del porto di Brindisi. Per aver creato un servizio di fondamentale importanza che gestisce con risultati d'eccellenza in un ambito tradizionalmente maschile, per la passione, determinazione e dedizione con cui svolge il suo incarico e forma le nuove generazioni, trasmettendo loro entusiasmo e curiosità, per il dinamismo conferito al suo ruolo e l'innovazione tecnologica apportata nell'informazione e comunicazione dell'intero sistema portuale, che non si limita a garantire al meglio la sicurezza della navigazione, ma si esprime altresì nella valorizzazione del turismo della città di Brindisi e quindi dell'intero territorio. Adesso chieda tu ciò che fa in maniera più semplice, perché anche per me è stato ostico capire, ma è davvero. Sì, effettivamente è un'attività un po' particolare, che l'attività primaria consiste nell'avvistamento delle navi in arrivo, partenza, movimento nei porti, in 18 porti italiani, e quindi ne rilevare, comunicando direttamente con le navi, alcuni dati salienti che poi vengono distribuiti, gestiti, dati resi disponibili all'utenza, agli operatori civili, militari e all'utenza commerciale, nel tempo giusto e nella modalità giusta, anche a livello tecnologico. L'attività è H24 e quindi ha, diciamo, assume un notevole impegno personale e anche di miei collaboratori. Io devo dire una cosa molto importante che ho vissuto e maturato stasera qui. La dottoressa Perrone, quando mi ha invitato al telefono, ha detto grazie per la disponibilità che ci sta dando nel venire a Lecce in un giorno feriale di lavoro, eccetera. Io mi sono molto emozionata nel vedere il concerto, nel ascoltare la voce, la deliziosa voce e le deliziose ragazze, e quindi mi complimento con tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione e alla realizzazione di questa serata, perché negli anni io non ho mai festeggiato la festa delle donne l'8 marzo, anzi era persa, e quindi ho lavorato fino alle 8 o 9 di sera, oppure ho commemorato, no? Questa sera vi siete inventati una celebrazione della festa della donna, veramente complimenti, perché finalmente per la prima volta in vita mia abbiamo celebrato la festa della donna. È stato delizioso ascoltare la voce che ha rappresentato tutte le donne che nei secoli hanno, o gli uomini che nei secoli hanno espresso questi pensieri, quindi veramente complimenti, mi sono emozionata. E poi incontrare le splendide donne, o comunque anche grazie.
grazie. A questo punto prendo un secondo, perché sono stata citata, per ringraziare a mia volta. Mi sarete resi conto che sto evitando accuratamente di utilizzare qualunque retorica dell'8 marzo, e spero di averlo fatto anche con i brani letti da Emanuela. Però davvero è emozionante invece vedere sfilare queste eccellenze, è molto stimolante per me, che sono una donna, a mia volta. Ancora la senatrice Maria Rosaria Manieri, premia Valeria Mignone, sostituto procuratore, procuratore. Per l'impegno profuso nell'esercizio delle sue funzioni in relazione a processi rilevanti di criminalità organizzata riguardanti l'ambiente, l'immigrazione clandestina, il caporalato e la tratta di esseri umani. Per l'esperienza maturata sul campo e la particolare sensibilità alle problematiche connesse, per il costante e generoso contributo dato in numerose iniziative di formazione e di educazione alla legalità, rivolte soprattutto ai giovani e in particolare alle scuole su richiesta delle stesse. Anche stamattina Valeria è stata in una scuola. D'altra parte io vi faccio una confessione, ero al mio primo incarico all'Università di Lecce negli anni 70, insegnavo filosofia morale, era il primo anno, e iniziavamo le battaglie per l'approvazione della legge contro la violenza sessuale, e in quell'occasione con Valeria facemmo una bellissima iniziativa. Adesso io sono invecchiata, lei continua a lavorare, a stare in trincea con le giovani. Stamattina mi ha detto che ha incontrato le ragazze ed era particolarmente colpita di come sono cambiate le donne oggi. La maggiore partecipazione. Grazie. Grazie per avermi. Mi alzo perché io sono tappeto. Grazie. Va bene, per avermi consentito di essere qui questa sera, sono anch'io molto emozionata, e soprattutto di avermi insignita in questo contesto di donne, un contesto di donne la cui funzione sociale è facilmente apprezzabile, più facilmente apprezzabile rispetto alla mia, che non sempre ovviamente è fruibile come la loro e non sempre è universalmente condivisa. E l'impegno che ho profuso è soprattutto, diciamo, in ambito ambientale ed è il contesto in cui ho subito maggiormente sconfitte. Vittorie processuali tante e risposte sul territorio poche. E sono contenta comunque del riconoscimento di questa sera, perché lo prendo come un riconoscimento per l'attività svolta soprattutto in quest'ambito, quello ambientale. E scherzando spesso dico che è vero, ha detto la senatrice, che mi sono dedicata anche alla criminalità organizzata, sì, per non andare in analisi, per rilassarmi, mi sono dedicata alla criminalità organizzata, perché dopo 20 anni di ambiente davvero in una depressione incredibile. Una delle ultime indagini in cui mi sono occupata, se indagini si può chiamare, perché volevo capire cosa stesse succedendo sul territorio, è la Xylella. Mi sono attivata tante antipatie, io e la mia collega siamo state etichettate streghe medievali. Va bene, streghe medievali, però è giusto comunque che il paletto sappia il perché di questa, diciamo, epidemia che sta togliendo la nostra identità, perché non è solo un fatto di produttività, l'olivo per il Salento rappresenta l'identità stessa salentina, è un'identità alla quale ognuno di noi è legato, perché con i lavori che avete svolto, che abbiamo svolto, io credo che il legame alla terra sia un legame indispensabile, perché rappresenta noi stessi, perché noi stessi siamo il Salento. Per cui
questo riconoscimento mi, come devo dire, mi rafforza e mi dà la forza di andare avanti. E comunque ancora una volta grazie per lo splendido spettacolo di questa sera, bravissima anche chi ha recitato e chi ci ha trasmesso. Grazie per lei, è stata veramente brava, ha interpretato queste esternazioni talvolta incredibili che questa sera abbiamo ascoltato. Anche questo, diciamo, modo di esporre così aggraziato, così partecipato, è stata un'emozione. Grazie ancora a tutti e soprattutto alla sera. Maria Piccarreta, premia la chef Antonella Ricci. Perché per la qualità e la costanza del suo lavoro è riuscita a celebrare la cucina pugliese in Italia e nel mondo. A colei che meglio in questi anni ha saputo valorizzare il suo territorio, le suggestioni delle tradizioni in forma innovativa, grazie alla padronanza della creatività al servizio del gusto. Infatti per me parlare adesso è un po' più difficile, preferisco cucinare di solito, mi trovo più a mio agio, infatti mi metto sempre la giacca da cuoco e a casa mi dicono sempre parole, cioè è sempre così, ma così. Sì, ma mi sento bene così, tutti i giorni indosso questa divisa che secondo me è una divisa molto importante, io faccio un dono a chi si siede al ristorante, è vero che pagano, però cerco di dare tutta me stessa insieme a tutta l'equipe di cucina che dirigo ormai da tanti anni. Ma il grazie più importante è quello che faccio a mia madre, perché è stata lei, io vengo da una famiglia di matriarcato, perché c'era mia nonna insieme a mia madre, poi mia zia, e quindi era tutta una famiglia di donne. E adesso ce ne sono tante tante dietro di che sono tutte donne qui a casa. Quindi vengo veramente da una famiglia che ha fatto tanti sacrifici per arrivare a questi traguardi. Se ci fosse mio padre sicuramente avrebbe detto, mi dicevano sempre, Madonna, ha fatto due figli femmine. Io e mia sorella siamo tutte e due donne, mia sorella è sommelier, quindi dirige la sala, e io sono una cuoca, quindi dirigo la cucina. E dicevano a mio padre, ci devo scaricare i cassetti quando ti quando vai al... allora io ero piccolina, come stanno dicendo prima, no? Io ero piccolina e invece facevo lo stesso lavoro degli uomini, allora aiutavo a scaricare le cassette, andavo nei mercati generali, mi conoscevano tutti. E quindi questa era una grande, per me è una grande emozione essere qui. La cosa più importante che sono riuscita a realizzare insieme all'amministrazione comunale di Cecilia Sabica è la grande scuola di gastronomia, la Med Cooking School, che veramente per me è diventato come un figlio, perché da quando è andato via papà noi abbiamo dato una bella identità, c'era un posto dove si cucina tutti i giorni, quindi questo per me è un grande amico. Silvana Melli premia Patrizia Todisco, giudice di dibattimento alla prima sezione penale del Tribunale di Taranto. Abbiamo salto. Allora, per la determinazione con la quale ha saputo affrontare situazioni difficili in inchieste riguardanti la violenza alle donne, la pedofilia, la criminalità organizzata, ma soprattutto per aver avuto il coraggio di avviare l'inchiesta IVA a Taranto, disponendo il sequestro degli impianti dell'area a caldo, ritenuti dalla stessa fonte di malattia e morte. Il suo agire è sempre stato caratterizzato da estrema riservatezza, senso civico e morale,
senza mai perdere di vista il benessere dei propri concittadini. Grazie Patrizia. Ribadisco quello che ho già detto in altre occasioni, cioè io ho fatto solo ed esclusivamente il mio dovere, quindi non avrei mai detto 24 anni fa entrando in magistratura che un giorno avrei ricevuto degli attestati di riconoscimenti, però io ho fatto il mio dovere. Questa è... Premia la scrittrice Simona Toma. Per la sua letteratura, come sguardo sul mondo, eccentrico e trasognato, sorretta da un'ispirazione multiforme, capace non solo di collocarsi su piani e registri espressivi noti, ma di crearne di nuovi, toccando corde del tutto originali. Per il suo personaggio, Ada, la casalinga leccese, donna forte e fragile, vera combattiva, chioccia e leonessa, di grande realismo tutto femminile, che diverte e commuove. Simona Toma dispone di un talento peculiare che stimola dialetticamente il lettore, consapevole del ruolo di un'autrice del tessuto sociale. Sono normalmente molto abituata a parlare in pubblico, però stasera mi sento un po' tanto emozionata, quindi vi infliggerò la pena di mie pochissime parole emozionate, anche perché come la scelta io mi trovo molto meglio a scrivere, cioè a parlare. Più normalmente quando scrivo c'è un editor, no, che corregge le sciocchezze, adesso io vado a braccio, quindi magari le dico, nessuno mi può correggere e va bene. Mi è venuto in mente soltanto una cosa, ascoltando prima le letture di Manuela, le parole di Malala, e mi faccio riferimento anche ad un libro enorme che è uscito in questi giorni, che è Fiabe della Buonanotte per ragazze ribelli, scritto da due donne, Francesca Cavallo e Elena Fadini, in cui si propone una cosa molto forte di cui si parla però non abbastanza, ossia sostituire, no, alla fiaba della buonanotte, quella classica che, come dire, ha codificato l'immagine della donna un po' bizzarra, la narrazione di storie di donne vere che hanno fatto cose vere, e quindi Malala, Rita Levi Montalcini, la Cristo Moretti, Amanda Ritac e quant'altro. Ecco, secondo me accompagnare al sonno i nostri figli con queste storie di donne vere che hanno fatto delle cose enormi potrebbe essere un grande gesto, anche perché secondo me i libri sono degli strumenti gentilissimi ma portentosi per fare delle enormi rivoluzioni. Grazie alle donne del comitato, alle premiatrici, grazie alle straordinarie donne premiate, grazie a tutti voi, grazie al comune di Ceglie Messapica che ha offerto il piccolo aperitivo che troverete all'uscita. Grazie ancora, è stata una splendida serata.